Buongiorno, avrei detto che hai fatto un secondo video, ma lo rifaccio. L'ho rifatto perché c'era una cosa di cui volevo parlare e mi sono dimenticato. La cosa importante la metto proprio all'inizio del video. Vabbè, ovviamente, adesso sono circa le 12 e un quarto, dovrebbero comparire le ricariche le prime tra circa un'oretta. Quindi, appena le vedete, scrivetelo sotto il video precedente o questo. Però, la cosa a cui tengo di più è un abbraccio gigantesco agli amici sardi. Quello che sta succedendo è terribile. Io più che abbracciarvi tutti non posso fare. Non solo viene distrutta una parte bellissima della regione, vengono distrutte economie locali. Purtroppo anche diversi amici non umani non ce l'hanno fatta. Ora io non so se quello che sta succedendo sia a causa della natura, ma ne dubito, o sia a causa dell'uomo. Però se fosse a causa dell'uomo, io spero solo che quelli che vengono, quando verranno presi, perché io spero che vengano presi, vengano trattati come fra dolcino. Sto esagerando appositamente, ma che non senta discorsi di, diciamo, di lisciatura, di ma sì, ma va. Quello che hanno fatto è ignobile. È ignobile e stanno mettendo una regione in ginocchio. Una regione che ha già i suoi problemi, che non mi sembrava il caso di metterci un altro carico da 11 sopra. Per cui, cari amici sardi, siate forti. Tanto lo so che siete un popolo tosto, quindi vi tirerete su. Però pensare che ci vorranno almeno 15 anni, secondo le stime che ho sentito, per riportare un filo di normalità in quella terra, non è accettabile. Non è accettabile, soprattutto se è stato fatto per speculazioni. Poi passiamo alla parte più patetica, se vogliamo. Cioè, le parole di un duo. Il primo è Marco Travaglio. Marco Travaglio che insulta Draghi a livello personale, facendo lo stesso errore che ho fatto io, ve lo ricordate, con la Meloni, così deviando, causando un danno perché di fatto il metodo ha fatto perdere potenza al merito. Io però mi sono corretto. Travaglio no, insiste, è nato ai Parioli. Ora, non è tanto non capisce un ca, considerando che purtroppo i responsabili del ritorno in bottega della Fornero e di Arcuri e Tabacci, ex socialista craxiano, democristiano di ferro, personaggio, un altro relitto della politica della Prima Repubblica e si vede. No, è quella battutaccia sul figlio di papà, detta a una persona che ha perso i genitori in tenera età, che dimostra una sensibilità morale e umana vicino al pavimento. Ora io continuo a dire che Travaglio aveva le potenzialità per essere un grande giornalista e le ha buttate tutte quante nel water. E continua a buttarle, perché ormai è entrato in quel ciclo. Il suo quotidiano, se non ci fossero stati aiuti di Stato, avrebbe già chiuso, per dire le condizioni in cui è. Però basta. Ora sembra che anche Speranza, che rappresenta questo convegno, si sia dissociato. Se l'ha fatto, bravo. E non dico. Per quanto critichi Speranza, se ha fatto un gesto così, bravo. Ma quello che mi ha fatto più pena è il branco di foca ammaestrate che hanno applaudito. Perché se avesse fatto una battuta di quel tipo, infilandoci qualche argomentazione non corretta politicamente o che non rientrava nella cancel culture, che lì praticamente cresce come i funghi dopo che ha piovuto, non avrebbero avuto quella reazione. Siccome l'insulto è stato abbastanza obliquo, allora e io mi chiedo sempre con quale ghigna poi queste persone vanno a dare lezioni di etica agli altri. Perché è quello che fanno. Gli danno lezioni di etica, però loro quando gli fa comodo se la scordano. Ed è patetico. Ed è patetico perché dimostra effettivamente quanto ormai il dibattito politico sia diventato una cosa squallida e terra a terra. Se lo dico io è ironico, se lo dice un altro è un insulto. Ormai siamo a questo livello. E mi riaggancio a questo parlando di Burioni. Burioni che con quel tweet indecente, tirando i mali sorci, poi risponde dicendo non avete senso dell'ironia. Allora, Burioni viene chiamato perché è esperto in una determinata materia. Se voglio chiamare un comico, chiamo un comico. Tra l'altro, il senso dell'ironia su cosa? Dove sarebbe da ridere in quella frase? Io non l'ho trovata comica. L'ho trovata volgare e offensiva. Come molto spesso questa persona si è espressa nei confronti degli altri. Ma il problema di fondo è che è stata portata fuori dal suo ambito e
ed è stata elevata a maestro pensatore. Ma lui non è un maestro pensatore. Lui sarà bravo nel suo ambito, io su quello non discuto perché non, proprio, non è il mio ambito proprio, ma negli altri? Sulla Costituzione sono pronto tranquillamente, che ne sa molto meno di voi tutti, non voi tutti messi insieme, voi tutti singolarmente, perché fa degli strafalcioni che ti viene a dire, ma scusa, ma questo qui si rende conto di quello che dice. E se ne esce con queste frasi a effetto che vanno benissimo per il web, dove ci sono le foche ammaestrate che quando si schierano con qualcuno lo seguono letteralmente come un asino, come un asino col paraocchi. Ma poi ti devi scontrare col mondo reale. Cioè, chi lo sta difendendo? Lo sta difendendo per lo stesso motivo per cui giustifica le cazzate dette del travaglio. Non avete, veramente, non avete una capacità di analisi o di critica, né verso voi stessi né verso chi seguite. Per voi hanno ragione a prescindere da quello che dicono. E se qualcuno vi fa notare che hanno detto una cavolata, vi incacchiate con chi ve lo fa notare. Non mettete mai in discussione i vostri modelli, i vostri idoli. Però, guai a toccarveli, perché se uno per sfiga, se continua a mandarmi messaggi Facebook, gli do fuoco. Guai a toccarveli perché se ve li toccano, diventate belve feroci. Ecco, vorrei far notare che questo tipo di comunicazione e veicolazione ha portato a questa situazione in merito agli Zak Zak. Avete fatto un'informazione di guano, continuate a fare un'informazione di guano e poi vi lamentate che le conseguenze sono quelle che si vedono. Fate le cose meglio. E soprattutto, ribadisco, queste persone invece di stare sempre in televisione, perché non stanno dove devono stare? Nelle aule universitarie, tanto per fare un esempio, ecco. No, sono sempre lì a pontificare, ma pontificano su tutto, anche su cose, su cui la loro competenza è relativa, non ci sono prove che ne sappiano più degli altri. Però, ma io sono qui, tu sei come tutti gli altri. Non sappiamo se conosci o non conosci la materia, ma sei come tutti gli altri. Basta, avete veramente rotto, perché il popolo italiano si è rotto di questa cosa. Veramente. Io sono d'accordo con Paragone in questo senso, che ha fatto un esposto contro Burioni, per violazione del codice deontologico. Quello che ha fatto il Codacons è la solita minestrata fatta male, ma quello di Paragone è un po' più sensato. Sono d'accordo perché c'è un limite, c'è anche una questione di opportunità linguistica e soprattutto del fatto che tu sei diventato sostanzialmente un influencer e quando dici certe cose non toccano una sola persona, ne toccano centinaia di migliaia. Quindi ti assumi anche la responsabilità delle cazzate che dici e ribadisco, se vuoi fare il comico, fai il comico. Siccome sei anche pagato con i canoni della gente, sei pregato di rispettare tutta quella gente. Se così, con questo atteggiamento non si convince nessuno, con questo atteggiamento si allontanano le persone. Ma siccome a te non te ne frega una mazza, perché vuoi mantenere questa aura di tuttologia, questa popolarità il più lungo possibile, continui a infestare le cose. Perché tanto da chi vai? Da uno che ha la spina dorsale di un mollusco, che non dirà mai che cacchio stai dicendo. Io l'unica cosa che posso dire a queste due persone è che la gente ne ha pieni i maroni. Datevi una regolata. Io vi saluto, mi raccomando, fatemi sapere quando appaiono. Ciao.